Gianni Colacione, 15 marzo 2012, stiamo alla libreria Rinascita in zona Centocelle a Roma, alla presentazione di questa raccolta, i like di articoli, una raccolta appunto di cui abbiamo seguito la presentazione, di cui appunto la responsabile è Cecilia Calamani, che abbiamo qui con noi. Abbiamo seguito il dibattito interessante, ci sono anche state delle domande da parte del pubblico che sono state interessanti, e ovviamente si è parlato di laicismo, di laicità. Io le volevo chiedere una cosa, che è un po' un dibattito intellettuale, un pochino che in un certo ambito anche politico si articola e se ne parla, cioè se ancora ha un senso parlare di una distinzione, cioè ha un senso la distinzione tra laicità e laicismo. Allora, dal punto di vista prettamente formale non avrebbe senso, perché basta aprire un qualsiasi vocabolario della lingua italiana per scoprire che laicità e laicismo sono esattamente la stessa cosa, cioè chi propugna la separazione tra Stato e Chiesa sostanzialmente. Dal punto di vista politico la cosa è ben diversa, perché i termini vengono usati in un modo o nell'altro a seconda se si voglia dare un valore positivo o negativo alle posizioni laiche. Generalmente gli ismi sono tutti negativi, quindi vengono utilizzati proprio per stigmatizzare una posizione. Tant'è che la Chiesa, quando deve borbottare contro le giuste rivendicazioni dei laici, no? Che chiedono pari diritti per tutti quanti, parla proprio di laicisti, e questo non è un caso. Tra l'altro anche il Papa stesso fa una distinzione tra buona laicità e cattiva laicità. La cattiva laicità è il laicismo, cioè quella che si oppone alle ingerenze clericali nella vita economica e civile e legislativa, diciamo, del paese. La buona laicità, secondo lui, è la laicità, cioè è il diritto di essere credenti sostanzialmente, che è cosa ben diversa poi dalla laicità. Io, quando appunto avevo accennato a questa domanda, mi riferivo, diciamo, all'atteggiamento dello Stato un po', se possiamo dire, tipo sovietico, in cui in realtà, vabbè, prescindendo dal fatto che c'era il partito Chiesa, ma comunque sia la contrarietà a qualsiasi tipo di forma di religione rispetto alla indifferenza a qualsiasi tipo di culto. Qui in Italia viviamo in teoria uno Stato che dovrebbe, si definisce laico, però sappiamo che questa indifferenza o questa equità rispetto ai rapporti con tutte le altre religioni presenti non c'è, anche rispetto agli immigrati, a tutti coloro che portano, ma anche gli stessi italiani, che scopriamo sempre più sono buddisti e anche diventano islamici. Insomma, come pensi, diciamo, in qualche modo pensate di parlare anche di questo tipo di atteggiamento dello Stato rispetto anche alle altre religioni, tanto per non fossilizzarsi sull'anticlericalismo rispetto alla Chiesa Cattolica? Ma questo è un argomento che affrontiamo spesso, per esempio quando si parla dell'ora di religione, no? Che non è un problema solamente di chi non crede in questo Dio, cioè nel Dio cattolico, ma è un problema di tutte le minoranze che stanno poi avanzando con gli anni in Italia. Per cui l'ora di religione, che è ora di religione cattolica, non è solamente invisa, diciamo così, o indigesta a chi non crede in Dio, ma anche a tutte le altre categorie di persone, che poi sono gli immigrati, e in alcune zone, diciamo, la prevalenza di studenti di altre origini è fortissima. Quella è un'enorme discriminazione anche nei confronti di chi crede in altro. L'unico modo per abolire questa cosa è vivere realmente in uno stato laico in cui la religione sia indifferente, ma non perché non sia importante, perché la sfera spirituale è comunque fondamentale per l'uomo, ma semplicemente perché deve far parte della sfera intima della persona e quindi del suo comportamento e del suo pensiero privato. Oltretutto, prima hai detto l'Italia è uno Stato laico, comunque si definisce tale, in realtà abbiamo un articolo della Costituzione che delega i patti lateranensi, che è l'articolo 7, che delega i patti lateranensi, i rapporti con il Vaticano, che è uno Stato estero. Peccato che i patti lateranensi, al contrario di tutti gli accordi internazionali, siano rescindibili solo se le due parti sono d'accordo, e questa è una stortura enorme, perché la Costituzione, che dovrebbe essere un sistema di leggi chiuso che definisce i confini del diritto di uno Stato, di fatto si appella a un qualcosa che sta fuori, che è uno Stato terzo,
E rende in questo modo l'Italia non capace di gestire la sua legislazione interna su alcuni campi. Ad esempio l'ora di religione viene dal concordato, per dire, e quindi non si può abolire se non rescindendo i patti lateranensi o cambiando la Costituzione. Peraltro c'è stato recentemente l'anniversario dei patti lateranensi, siamo stati presenti a documentare il flash mob organizzato dai radicali e dalla UAR, in cui c'è stato anche un piccolo scambio tra Staterini e il cardinal Fisichella, se non sbaglio. È stato insomma abbastanza interessante vedere poi tutta questa serie di... Poi questa ambasciata, che poi in altri casi stava a pochi, neanche chilometri dalla città del Vaticano, quindi insomma necessità di un'ambasciata. E comunque abbiamo documentato anche questo sulla nostra piccola web TV. Io vi faccio molti auguri a questo progetto, spero di riaverti e cerchiamo di tenerti monitorata, cioè di tenere monitorato questo progetto e anche appunto creare una collaborazione fruttuosa. Volentieri, magari. Grazie a Cecilia Calamani, grazie a voi. I Like Edizioni Tempesta Editore.